Diamo oggi il via ad una serie di puntate aventi ad oggetto il bonus 110 e gli altri bonus. È una iniziativa, una produzione di Confartigianato Taranto, di Diazione e di Fabio Paolillo, segretario provinciale di Confartigianato Taranto, attraverso appunto il canale mediatico Confa TV. Quest'oggi abbiamo Fabio Paolillo, come detto segretario provinciale, e il dottor Fabio Tagarelli nella sua veste tecnica. Lui è appunto il titolare della Tagarelli Assicurazioni SRL. Paolillo, iniziamo questa puntata odierna presentando l'iniziativa. Abbiamo sentito l'esigenza di affrontare il sistema dei bonus per quanto riguarda l'edilizia. Sappiamo che c'è l'eco bonus, bonus facciate, gli altri bonus che c'erano già. E ci siamo accorti dalle domande che ci arrivano dai nostri associati che non confusione, ma c'è necessità di mettere un attimino in ordine, di fare chiarezza e soprattutto mettere a disposizione delle imprese la vera funzione, cioè sono opportunità di lavoro, non sono solo opportunità fiscali per chi ne fruisce, quindi i cittadini, ma sono soprattutto delle eccellenti opportunità di lavoro che riguardano un po' tutte le imprese del sistema dell'edilizia, quindi l'edilizia in sé per sé, ma anche l'impiantistica, la serramentistica, il legno. Da un sondaggio che abbiamo fatto, insomma, c'è una ritrosia a parteciparvi come imprese perché viene visto come una cosa complicata. Non che lo è, ma è una cosa più che complicata, è una cosa, insomma, da seguire per bene, e quindi abbiamo firmato proprio in questi giorni un accordo con delle professionalità sul territorio, quindi con tutto ciò che riguarda il discorso del finanziamenti, dell'aspetto fiscale per quanto riguarda il campo assicurativo, che è molto importante, cioè tutto ciò che necessita per far sì che la procedura inizi e si completi e si rendi conti per bene. Noi l'abbiamo messa a disposizione, lo mettiamo a disposizione con uno sportello specifico in Confartigianato e ci avvaliamo delle migliori professionali del territorio. In questo caso abbiamo firmato questo accordo con il sistema Tagarelli SRL, giusto per capirci, poi ci spiegherà Fabio esattamente come avviene. Da oggi cominciamo a dare quindi le informazioni, lo faremo in modo televisivo, ma lo faremo anche incontrando tutte le imprese che vogliono, insomma, approfondire. È un discorso che comincia oggi e che ci auguriamo, insomma, porti innanzitutto quella chiarezza che dicevamo, ma anche porti a frutto il lavoro. Dottor Tagarelli, facciamo un po' un excursus su questo bonus 110, una scadenza rinviata, allungata. Insomma, parliamo un po' della gestazione e del procedere di questo bonus, anche per fare chiarezza e per far sì che, se ci sono delle utilità, è giusto che il cittadino, tragga frutto da questo sistema dei bonus. Io intanto volevo ringraziare la Confartigianato, perché per noi, per il gruppo delle società che io e mia moglie rappresentiamo, è veramente un grande piacere, anche una grande opportunità e responsabilità l'accordo che abbiamo siglato con Confartigianato. E quindi volevo fare intanto questa premessa e ringrazio Fabio Paolillo per la sua attenzione e per averci invitato a sviluppare questo tema. Allora, il mondo dei bonus è in questo momento una grande opportunità. È un'opportunità per il proprietario dell'immobile e un'opportunità per l'impresa. Questa opportunità, che è una cosa nuova, non tanto
altri bonus che già esistevano, ma il 110 è stata veramente forse la novità legislativa più importante di questo inizio anno del nostro Paese. È una novità, come tutte le novità, però a volte ci si approccia con un atteggiamento di preoccupazione, perché questo tema del bonus 110 mette insieme tre professionalità, quello dell'impresa, e le imprese possono essere edili legate al mondo dell'impiantistica, a quella degli infissi e al fotovoltaico, il mondo dei tecnici, quindi gli ingegneri, gli architetti, i geometri, e il mondo dei commercialisti, perché c'è anche un tema di fondamentale di asseverazione fiscale. Allora, probabilmente all'inizio questa dinamica, che necessariamente deve vedere insieme tutti questi tre soggetti, ha più spaventato, no, che convinto le imprese o anche il privato cittadino ad affidarsi. Man mano che si è andati avanti però e si è iniziato a comprendere meglio la vicenda, oggi l'atteggiamento invece è di voler cogliere questa occasione. Ruolo importante stanno avendo le banche e le assicurazioni, perché la legge stabilisce che il credito d'imposta possa essere acquistato dalle banche e dalle assicurazioni. E le banche e le assicurazioni, io rappresento con mia moglie una serie di compagnie assicurative che sono molto attive sul tema del bonus, e anche con delle banche che fanno parte dei gruppi assicurativi che rappresentiamo, tipo Banca Reale, che sono voluti entrare in questa vicenda con grande determinazione. Io devo dire che sul mercato oggi, sia delle banche che delle assicurazioni, le offerte sono qualificate, quindi c'è da parte del sistema bancario e del sistema assicurativo in genere un approccio che si sta sempre più specializzando, cioè l'attenzione sta crescendo. Il lavoro che vorremmo fare per la Confartigianato è un lavoro di ascolto dell'esigenza dell'impresa, per anche guidarla e dargli un supporto in quelli che sono non solo le fasi del finanziamento o dell'acquisto del credito d'imposta, ma anche di aiuto nel comprendere alcune dinamiche di natura fiscale, tecnica, legislativa, che possono dare alle aziende iscritte a Confartigianato una maggiore serenità nel valutare le opportunità che il mercato sta presentando. Ecco, dottor Tagarelli, la fiducia in questo strumento ora sta crescendo. Forse all'inizio c'era un po' di ritrosia, perché ovviamente ogni novità può creare, come dire, dubbi, perplessità, incertezza. Poi cammin facendo, chiarendosi il quadro, ci si avvicina con uno spirito, come dire, più partecipativo, con più fiducia. Sì, esattamente questo è quello che sta succedendo in questo momento. E tant'è vero che anche le aziende stanno facendo delle scelte. Noi che viviamo il rapporto con l'azienda, nel momento in cui l'azienda si rivolge a noi per essere finanziata o col prestito ponte, perché qui ci possono essere due tipologie di interventi: l'azienda che ha bisogno di un supporto economico, quindi di un prestito per aprire il cantiere, questo avviene soprattutto sui condomini, dove gli interventi sono di natura economica più importante, e quindi le aziende hanno chiaramente bisogno del prestito. Ma chiaramente è un grande tema anche per quanto concerne la parte delle abitazioni unifamiliari. Noi abbiamo nel nostro territorio, pensiamo alla zona di Lama Salvito, Talsano, un territorio di tante abitazioni, no, unifamiliari. Ecco, in questo momento io noto da parte delle aziende delle specializzazioni. Cioè abbiamo delle imprese che hanno deciso strategicamente di rivolgersi solo ai condomini, e imprese che invece vogliono lavorare esclusivamente con le ville unifamiliari. Aggiungo che un aspetto importante in questo momento di valutazione è che gli immobili che devono essere oggetto dell'intervento siano degli immobili che non abbiano delle irregolarità, perché questo determinerebbe anche delle conseguenze importanti. Ci sono degli obblighi anche di natura legislativa da parte degli ingegneri, con delle asseverazioni che hanno un valore oggi obbligatorio e anche di tutela nei confronti di tutti. Stessa cosa vale per i commercialisti.
Però quello che stiamo registrando nell'ultimo mese è una crescita di attenzione. È chiaro che si aspetta con grande ansia la legge di bilancio di settembre-ottobre di quest'anno, perché in questa legge dovrebbe essere consacrato in via definitiva il prolungamento della scadenza al 31 dicembre del 2023. Meglio così, è giusto così, perché con l'emergenza Covid ovviamente strozzare i tempi fino al giugno anziché al dicembre sarebbe stato davvero così un cancellare la bontà dello strumento. Indubbiamente sì, noi abbiamo seguito, devo dire, con grande ansia la discussione parlamentare che è avvenuta sul recovery plan. Allora, in questo momento ciò che sembra consacrato è che la scadenza del 31 giugno, del 30 giugno del 2022 sia stata prorogata al 31 dicembre del 2022, ma non è sufficiente, nel senso che questa può essere un'opportunità anche per andare a sanare delle situazioni su degli immobili che ti possono poi permettere di avere il grande beneficio del bonus. Se verrà mantenuta la scadenza del 31 dicembre del 2022, si potrà fare una parte, si potrà realizzare una parte di questa vicenda, non trascurabile, ma non è quello che è il desiderio delle imprese, dei proprietari, delle banche e delle assicurazioni. È chiaro che dovremo fare in questo momento delle scelte, quindi anche nell'analisi e nel supporto che daremo agli iscritti di Confartigianato, daremo ben chiaro il parametro del tempo, nel senso che ci sono degli interventi edilizi che con serenità potrebbero essere realizzati entro il 31 dicembre del 2022. Su operazioni più complesse riguardanti i condomini che tanto interesse hanno, lì bisognerà attendere le misure della legge di bilancio di settembre, perché lì ci dovrebbe essere quel finanziamento che consentirà di arrivare al 2023. Il 2023 è veramente la data auspicata da tutti, dal sistema bancario assicurativo, dal sistema delle imprese e da quella dei proprietari. Bene, e allora Paolillo, abbiamo presentato un po' questo bonus, poi nelle puntate successive, come dire, entreremo nel merito con altri proprio soggetti tecnici, proprio per far sì che l'argomento venga valutato da diverse angolazioni. Certo, purtroppo questa materia, ripeto, è complessa, ma va presentata anche nella sua interezza, nel senso che ci sono tanti quesiti che ci sono arrivati: chi mi presta i soldi, ci vado a rimettere, ma poi che cosa mi può accadere? Insomma, tutte queste domande avranno delle risposte, e entrando in questo, chiamiamolo così, circuito che stiamo predisponendo, ovviamente le imprese rimangono indipendenti e autonome nei loro lavori, ma possono farsi coordinare, o quantomeno ci sarà un coordinamento almeno su tutti questi aspetti. Troveranno una risposta per ogni domanda e soprattutto la soluzione ad ogni problema. Termina qui questo nostro primo appuntamento, una puntata di presentazione, anche perché Confartigianato Taranto è una delle prime organizzazioni di categoria che sta creando uno sportello permanente, non solo di ascolto e di informazione, ma anche proprio di intervento pratico, di soluzione rispetto appunto alle problematiche dei bonus. E quindi nelle puntate a venire ci confronteremo anche con altri soggetti tecnici, proprio per far sì che la materia sia, come dire, la più chiara, la più trasparente possibile. Appuntamento alla prossima puntata.